questo è assurdo. Questo io non l'accetto, non l'accetto come Gabriele Paolini, non l'accetto come amante del cinema. Io rivoglio, esigo, rivoglio i soldi in questo istante, è una lotta che porterò avanti, contro chi ha distribuito nelle sale di cinema Game Therapy, è un oltraggio. Io rivoglio, esigo, rivoglio i miei soldi. Rivoglio i 6,90 € che ho speso qui al cinema al Porta di Roma. È chiaro? Prima di mettermi in macchina, alla guida, che è sacra, devo prendere una colazione, fare una merenda. Consentitemi, ragazzi, qui non stiamo giocando a calcetto, né a ping pong. Sto dicendo una cosa seria. Game Therapy è una vergogna, è il nulla. Due attori cretini. Cretini, non l'attore, non chi diciamo... Voglio dire, non le persone fisiche cretine. Cretine i personaggi. Non esiste la trama. Non esiste nulla di quel film. Nulla e nulla assoluto. Il nulla assoluto. Il nulla assoluto. Il nulla assoluto. Il nulla assoluto. Game Therapy, vergognoso. E io rivolgo, io farò una lotta. Potessi morire in questo istante, io ve lo giuro, sulla mia vita stessa. Io pretenderò i soldi di questo film, che è una vergogna, una sceneggiatura che non esiste, un soggetto che non esiste. L'unica cosa che sono capace a dire a questi due cretini che non sanno recitare, facessero YouTube, non facessero gli attori di cinema. Ecco la come si dice, il soggetto, la sceneggiatura. Le parole, i dialoghi, faccia di merda, pippe allo specchio, tutta una cagata, fighe da paura. Ma ragazzi, ma i giovani non sono questi. E la gioventù italiana internazionale non è rappresentata da questo film, che è il nulla, che è il nulla. Game Therapy è il nulla, è una vergogna. Quindi io chiederò i soldi, chiederò che venga tolto dalle sale del cinema, subito, all'istante.